Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar. Oggi parleremo di test di usabilità e il webinar infatti si intitola Progettare servizi digitali insieme ai cittadini, i test di usabilità. Vi ricordo che questi webinar del ciclo Innovazione Digitale sono organizzati nell'ambito della convenzione tra Form SPA e AGID, Italia Login Servizi Digitali. Allora, oggi abbiamo un programma molto fitto. Infatti do subito la parola a Alessandra Cornero, che è responsabile della gestione documentale di Form SPA, esperta di usabilità e è infatti vice coordinatrice del gruppo di lavoro per l'usabilità e curatrice del protocollo IGLU. E oggi sarà la moderatrice del webinar, quindi io le do subito la parola e auguro buon webinar a tutti. Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate, dateci un feedback. Oggi appunto parleremo, come ha detto Michela, di usabilità, di user experience, user research, test di usabilità e di alcuni strumenti a disposizione della PA per progettare servizi facili e intuitivi per i cittadini. Servizi che però, come sappiamo, sono spesso ancora poco facili e poco intuitivi e molte volte potremmo dire che appunto hanno il manico dalla parte sbagliata, come ci ricorda sempre questa memorabile e basilare immagine, soprattutto per chi si occupa di questi temi. Spesso perché hanno il manico dalla parte sbagliata? Perché spesso sono progettati in base a quanto chi li realizza, una persona, una società, suppone sia bello o necessario per i cittadini, senza alcun coinvolgimento di chi invece quei servizi dovrà usarli. Sappiamo invece, e lo vedremo con i nostri relatori nel corso di questo webinar, quanto sia importante coinvolgere gli utenti in ogni momento del percorso progettuale, dalla fase di ideazione a quella di valutazione e soprattutto, nel nostro caso del nostro webinar, dei test di usabilità, perché se arrivi a disegnare servizi digitali semplici che veramente ci piaccia usare, che come dicono, si dice appunto sul sito di Designers Italia, che restituiscano il benessere. Di usabilità, user experience, test di usabilità, protocolli GLU avrete già, soprattutto coloro che ci seguono spesso, avranno già sentito parlare numerose volte con i nostri webinar, i nostri corsi, ma siamo qui di nuovo perché ci sono delle novità. Innanzitutto, come avete visto in uno dei vostri webinar di questo ciclo passati, c'è stata la pubblicazione delle nuove linee guida di design dei servizi digitali, dei kit di design e da parte di Agide e del team per la trasformazione digitale e la pubblicazione della nuova versione della procedura eGLU per realizzare test di usabilità. La procedura, appunto, curata, come sapete, dal gruppo di lavoro per l'usabilità del DFP è appena pubblicata anche all'interno delle linee guida di design dei servizi digitali nella versione 2018.1. Dell'importanza dell'usabilità e della sua diffusione, di cosa è stato fatto in questi anni, passo al programma dell'evento, parleremo con Emilio Simonetti, responsabile della comunicazione istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica e coordinatore del gruppo di lavoro per l'usabilità. Continueremo poi con Roberta Tassi del team per la trasformazione digitale che ci illustrerà in particolare la sezione User Research delle linee guida di design dei servizi digitali, in particolare poi si soffermerà un kit dedicato espressamente all'usabilità, illustrando appunto alcuni strumenti molto utili per il coinvolgimento dei cittadini e per la costruzione appunto di servizi digitali semplici. Con Maurizio Boscarol affronteremo invece il tema dei test di usabilità, in particolare illustrerà il protocollo GLU di cui ho detto prima e su cui ci soffermeremo più avanti, mentre come di consueto sapete che i nostri webinar dedicano una parte proprio alle esperienze realizzate da pubbliche amministrazioni, un'esperienza molto ragguardevole che sarà presentata da Andrea Di Pizzo del CSI Piemonte e di test appunto test di usabilità con utenti realizzata.
poi ci dirà nello specifico. Allora, prima di passare la parola a Emilio, vedo che mi manca un minuto, prego innanzitutto i relatori di attenersi ai tempi perché è un programma molto molto fitto e chiedo invece di far partire un piccolo sondaggio a cui mi auguro possiate rispondere tutti. Su appunto i test di usabilità, sull'uso, sull'utilizzo di sulla realizzazione di test di usabilità all'interno delle vostre amministrazioni, per sapere se le vostre amministrazioni hanno mai realizzato dei test di usabilità. Vedo che state rispondendo, quello che do la parola, prego Emilio di attivare la webcam e il microfono. E le vostre domande, vi ricordo che sul chat potete fare tutte le domande che poi saranno sottoposte ai nostri relatori nel corso del webinar. Vi ringrazio, prego Emilio. Salve, io inizierei direttamente dalla prima slide che ci consente di fare una piccola cronistoria delle attività del GLU, che è lo strumento principale del Dipartimento della Funzione Pubblica per svolgere la sua attività di diffusione dell'usabilità e della user experience. E vi anticipo però che dirò altre due cose. Le parole chiave sono insight e abduzione. Spero non ci sia sgomento rispetto a queste due parole e ne spiegherò il senso e la funzione nell'ambito del mio contributo. E io partirei dal fatto che la Commissione europea, attraverso l'indice delle economie e delle società digitali, ha assegnato all'Italia il terz'ultimo posto per quanto riguarda i servizi e-gov. E la domanda è perché questo enorme ritardo? E naturalmente sono in ballo le politiche pubbliche di investimento nelle infrastrutture tecnologiche, banda larga, ultralarga e quant'altro, ma forse uno dei motivi più interessanti per noi è costituito dalla caratteristica delle interfacce. Le interfacce dei servizi pubblici online sono iatrogene. Iatrogeno è un termine utilizzato per i farmaci, per gli effetti collaterali negativi che hanno i farmaci. Io direi che le interfacce iatrogene fanno male alla salute, ma ancora di più violano un diritto all'informazione, un accesso di un cittadino ad un servizio che non avvenga in modo intuitivo, facile attraverso appunto una navigazione non difficoltosa, sicuramente fa male alla salute e gli impedisce di accedere a delle informazioni. Ora, il Dipartimento ha attivato il GLU, il Gruppo di Lavoro per l'Usabilità, per contrastare quello che appunto è un fenomeno di digital divide cognitivo, che coinvolge persone anziane, persone non scolarizzate e gli ipovedenti, che hanno difficoltà e subiscono appunto le conseguenze di queste interfacce iatrogene. Ho messo in campo una serie di iniziative che potete vedere qui rappresentate nella timeline del GLU. Fondamentalmente partirei dalle tre dimensioni su cui questa attività si è dispiegata, cioè lo sviluppo del protocollo GLU, che è uno strumento, sapete, per testare l'usabilità dei siti in maniera semplice e scritto da esperti per non esperti, e le linee guida HCD per legare Human Centered Design, che aiutano a inserire nei capitolati di gara, nei capitolati tecnici di gara per i servizi web, l'attenzione alla progettazione centrata sull'utente. Ecco, come vedete, l'ultima versione, la quarta del protocollo, dopo la prima, la seconda e la 2.1 ed M per mobile, è quella che è stata messa online il 23 aprile scorso, nell'ambito delle linee guida di design per i servizi digitali delle PA. Un esempio di collaborazione, portata avanti con Agid e con il team per la trasformazione digitale, che ha dato vita comunque a una nuova
un nuovo nome per il protocollo che d'ora in poi si chiamerà EGLU LG, sta per linea guida 2018.1. Quindi il protocollo perfettamente integrato nelle linee guida di design si chiamerà d'ora in poi con ovviamente il nome delle linee guida di cui segue il versionamento. Direi la cosa più rilevante dentro questa timeline, per i dettagli rimando alla pagina dedicata al GLU sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, il cui indirizzo vedete in fondo alla pagina. E direi che è stato questo convegno che abbiamo fatto l'anno scorso nell'ambito del progetto PA++ e dedicato alle buone interazioni. E sono stati chiamati i decisori pubblici, sono stati chiamati gli esperti del GLU, sono stati chiamati i ricercatori del progetto PA++ che hanno presentato delle tecnologie per la lettura delle aree del cervello preposte alle emozioni e per la lettura anche delle espressioni facciali. Bene, io direi di passare a quello che mi preme di più in termini di comunicazione nell'ambito di questo mio intervento. Allora, il protocollo EGLU è una sorta di unicum. Perché? Perché in qualche modo, se lo pensiamo come una dinamo di una bicicletta, vedete, cosa fa la dinamo di una bicicletta? Trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. Ecco, il protocollo EGLU possiamo immaginarlo come una dinamo che trasforma un'energia organizzativa, quella di chi organizza i test, in energia cognitiva. Le due parole chiave che dicevo all'inizio sono insight e abduzione. Non c'è test di usabilità che abbia un senso, che non produca insight. Insight che cosa vuol dire? Vuol dire riconfigurazione del proprio modo di vedere, della propria esperienza, alla luce di un evento che accade in quel momento. Ecco, i conduttori dei test, possiamo dire, sono protagonisti di insight, cioè vedono in un modo diverso, utilizzando il protocollo, quello che era sotto gli occhi di tutti ed era la banalità della navigazione quotidiana. Ma su questo ci soffermeremo. L'altra parola chiave è l'abduzione, cioè un modo di ragionare che è tipico dei conduttori dei test, che vedremo nel dettaglio, che dà, come dire, il senso di un'attività molto originale e sicuramente produttiva, generativa di un nuovo modo di vedere anche l'innovazione amministrativa. Insight. Allora, questo è un rompicapo che forse molti di voi conoscono, è il rompicapo dei 9 punti del quadrato, che devono essere completati attraverso non più di 4 linee spezzate senza alzare la matita dal foglio. Ecco, vedete due esempi di insuccesso, diciamo, dei tentativi. Io mi ci sono rotto la testa per un pomeriggio intero e alla fine ho capito che non si poteva, come dire, risolvere il rompicapo almeno in questi due modi. Nel primo modo si salta un punto, nell'altro ci sono 5 linee invece di 4. Ebbene, che cosa succede quando si risolve questo rompicapo? Succede che un insight, cioè capiamo che fuorviati dall'indicazione da parte di chi ci ha proposto il rompicapo di tenerci al quadrato, siamo rimasti ingabbiati nel frame del quadrato. E come vedete, il modo di risolvere il rompicapo è semplicemente quello di fuoriuscire, di rompere questa gabbia. Allora, nel momento in cui ci rendiamo conto che le linee non devono essere per forza interne al quadrato, ma possono anche uscire, e la soluzione è semplice: 4 linee spezzate che completano i 9 punti. Addirittura abbiamo un insight nell'insight, la seconda immagine, cioè le 3 linee spezzate non sono neanche 4, sono sufficienti 3 linee per completare per risolvere il rompicapo. Bene, questo era un esempio diciamo di insight, cioè di quello che accade dal punto di vista cognitivo in tutti i test di usabilità. Per ragioni di tempo,
Passo all'altra parola chiave, l'abduzione. Allora, l'abduzione è un ragionamento che coinvolge tutti, e non solo gli ispettori di polizia, non solo i dottori che devono fare una diagnosi, ma anche la nostra vita quotidiana. E quando accade un fatto insolito che vogliamo spiegare, non facciamo altro che elaborare delle ipotesi esplicative. Allora, partiamo da una premessa che è il fatto da spiegare. Formuliamo un'ipotesi per spiegarlo e dopodiché arriviamo a una conclusione, che attenzione, non è una conclusione certa, è solo un'ipotesi operativa, un'ipotesi che dobbiamo mettere alla prova. E questo tipo di ragionamento, che si chiama abduzione, attenzione, non induzione né deduzione, che sono forme di ragionamento più conosciute, questa è meno conosciuta, ma in realtà, secondo un filosofo della fine dell'Ottocento, è alla base della scoperta scientifica. Questo tipo di ragionamento logico si basa sul fatto che ogni volta che incontriamo un fatto anomalo, un C, cerchiamo di trovare il nesso causale per spiegarlo e quindi arriviamo a una conclusione che è un'ipotesi operativa che dovremmo mettere alla prova. Naturalmente questo schema, se ha nella conclusione il forse, cioè l'idea che non sia una conclusione certa, ma solo un'ipotesi, ovviamente è un ragionamento corretto ed è quello che utilizzano i conduttori dei test di usabilità. Adesso vi farò vedere. Vi faccio notare che se non c'è il forse nella conclusione di questo ragionamento, siamo di fronte a una fallacia logica, si chiama l'affermazione del conseguente, perché la conclusione non è certa, ha un grado di probabilità, ma non di certezza. Perché ho proposto l'abduzione per spiegare il ragionamento dei conduttori che avviene quando si fa l'analisi dei dati del test, quando si compila quello che era l'allegato 9, che adesso è un kit per la predisposizione dell'analisi dei risultati che trovate nelle linee guida. Ecco, perché quando il conduttore diciamo, finisce è nella fase del debriefing, cioè dell'analisi dei risultati, ha bisogno di individuare delle criticità dopo aver elaborato una definizione delle problematiche incontrate durante le sessioni test. Queste criticità però non si raggiungono così per intuizione, ma sulla base di un ragionamento logico. Il ragionamento logico, che è l'abduzione, avviene così. Io parto da un disagio che ho documentato attraverso la webcam, attraverso il comportamento dell'utente ripreso, no? Che rivedo e che mi dà segno di difficoltà, oltre che naturalmente di non raggiungere il task che gli viene proposto. Allora io elaboro un'ipotesi esplicativa, dico se il principio della trasparenza, il principio diciamo dell'operabilità e quant'altro, che adesso vedremo meglio, viene violato, allora si può spiegare il disagio dell'utente. Quindi se A, allora C. La conclusione è che forse il disagio dell'utente è, come dire, è causato dalla violazione di quel principio euristico. Ecco, in termini un po' più formali, ma semplicemente traducendo in formula quello che abbiamo detto, cioè disagio dell'utente come fatto anomalo, la violazione di un principio euristico X come causa di quel disagio. La conclusione è un'ipotesi di violazione di quel principio. Uno dei principi euristici più importanti, più noti, è quello di Nielsen, o a quello della trasparenza nelle linee guida, cioè il sistema deve sempre informare l'utente sul suo stato, sull'effetto che l'interazione dell'utente ha sul sistema. Se non lo fa, avviene la violazione di questo principio euristico. Ecco, questo per dire Emilio, cosa? scusa se ti Sì, interrompo. chiudo. Emilio, Sì, devo scusami, concludere? grazie. Concludo. Sì, Allora, questo siamo per dire già cosa? fuori dai. Sì, che questo schema di ragionamento è alla base dell'analisi dei dati del test di usabilità ed è anche alla base della logica della scoperta scientifica. Scusatemi se è poco. Arrivederci. Grazie Emilio. E passo velocemente la parola a Roberta, scusatemi ancora, ma i tempi sono veramente molto stretti, a Roberta Tassi che ci parlerà appunto della sezione, vi ricordo, la sezione User Research pubblicata su Designer Italia, in particolare poi approfondirà lo Usability Kit. Vai
Vai Roberta. Grazie, eccomi. Come sapete, come team digitale, la nostra priorità, in questi anni è stata quella di creare un punto di riferimento per tutti i soggetti della pubblica amministrazione che vogliono contribuire alla nascita di servizi più, semplici da utilizzare, vicini ai bisogni dei cittadini. Questo è Designers Italia, che raccoglie kit, linee guida e in qualche modo conversazioni attorno al tema. Come ci ricordava prima Alessandra e come ci ricorda l'home page di Designers Italia, perché è importante fare questo, è proprio per cercare di rendere l'esperienza di utilizzo e di interazione con i servizi della pubblica amministrazione, anche i servizi digitali, più efficace e aiutare i cittadini a ritrovare il buon umore. Per fare questo abbiamo dovuto guardare all'intero processo di progettazione dei servizi pubblici e cercare di individuare una serie di strumenti che intervengono e che ci aiutano a tenere la persona al centro di questo processo. In qualche modo quindi il cittadino è sempre protagonista di tutte le attività e questo ci assicura di progettare dei servizi che sono effettivamente facili da usare e aiutano a raggiungere i suoi obiettivi in modo efficace. Questo è il modo in cui l'abbiamo raccontato su Designers, attraverso queste fasi di capire, quindi comprendere nel dettaglio le motivazioni, i bisogni, i comportamenti delle persone, ideare, quindi utilizzare queste informazioni per poi individuare delle soluzioni e delle funzionalità e quindi costruirle, quindi il fare. L'approccio che abbiamo voluto adottare, come sapete, è molto pratico, nel senso che il processo è supportato da una serie di strumenti e di modelli che sono a disposizione di chiunque voglia sperimentare con questo modo di lavorare incentrato sui bisogni della persona. E quindi diventa molto accessibile perché direttamente posso utilizzare questi strumenti per svolgere alcune attività che mi aiutano a portare avanti il progetto in modo human-centered. In particolare oggi ci vogliamo focalizzare sugli strumenti di user research, quindi di ricerca utente, che sono raccolti nella sezione che qui abbiamo chiamato Capire, ovvero tutti gli strumenti che mi aiutano a avvicinarmi alle esigenze delle persone, capirle al meglio e quindi progettare di conseguenza. In particolare ve ne sono tre che volevo illustrarvi brevemente anche per farvi capire come è possibile utilizzare i kit e le linee guida e poi entrare nel dettaglio degli usability test. Il primo è quello dei web analytics. Ovviamente avere delle interfacce digitali online, siano siti web visibili da desktop o da telefono, ci porta all'esigenza di capire quali sono i comportamenti delle persone nell'interagire con queste interfacce. E ci sono una serie di strumenti che ci permettono di mappare questi dati e all'interno del kit di Web Analytics, spieghiamo come impostare sostanzialmente delle dashboard per analizzare il comportamento degli utenti sulle nostre piattaforme digitali in pochi passaggi, sostanzialmente in modo da renderlo appunto molto accessibile anche per chi non ha mai impostato uno strumento di questo tipo. Esatto, ci sono degli strumenti che tracciano dove guardano le persone all'interno del sito, ma anche dove cliccano, dove diciamo sì, punti di attenzione, dove l'interazione magari non è semplice come vorremmo e quindi vediamo che se le cliccano più volte nel posto sbagliato. Possiamo monitorare i loro movimenti e questo è quello che ci permette di fare ad esempio Piwik o Matomo, mentre Google Analytics ci dà ovviamente un punto di vista più quantitativo la provenienza delle persone, le aree visitate e così via. Tutte queste informazioni vengono raccolte all'interno dei kit che raccontano in particolare come impostare una dashboard di Google Analytics e come impostare una dashboard con questo strumento chiamato Matomo, originariamente Piwik.
E poi ci sono le linee guida che in qualche modo sono sempre accessibili dalla piattaforma di Designers, ma su una piattaforma diversa chiamata Design Italia Read the Docs, che contiene tutte le linee guida, ovvero gli approfondimenti metodologici che stanno alla base di questi kit. Quindi si combina sempre, diciamo, uno strumento pratico, ti spiego direttamente come impostare la dashboard, alla parte più di diciamo, metodologia e teoria che permette di affrontare questo aspetto progettuale nel modo migliore. E poi ognuno di questi kit, quindi anche quello del Web Analytics, si racchiude con una serie di esperienze progettuali in cui abbiamo sperimentato, è stato sperimentato da altre da soggetti della pubblica amministrazione questo approccio e quindi che cosa abbiamo imparato rendendolo molto diciamo, tangibile. In questo caso, ad esempio, sul blog di Designers Italia si racconta come utilizzare Piwik per capire meglio l'usabilità dei siti dei comuni. Tornando alla nostra mappa iniziale, abbiamo un altro strumento che riguarda la ricerca utente, che è quello delle interviste qualitative, ovvero delle attività in cui non ci fermiamo al, diciamo, mappare i comportamenti che vediamo, come nel caso precedente, stando dietro al nostro computer, ma andiamo sul campo, ovvero intercettiamo delle persone, dei cittadini, degli utilizzatori di questi sistemi e chiediamo direttamente a loro di condividere con noi motivazioni, bisogni, esigenze, aspettative e l'impressione dell'esperienza con i servizi digitali che stiamo studiando o in generale alcuni servizi della pubblica amministrazione. Queste interviste richiedono un'attività di preparazione ovviamente, ma anche una serie di strumenti per la conduzione del momento vero e proprio di incontro con le persone e di raccolta dei risultati. E quindi il kit dà una serie di materiali che permettono di organizzarsi per incontrare una serie di persone. In un'indagine qualitativa di questo tipo, tenete presente che si possono coinvolgere anche semplicemente una decina di utenti, quindi il numero è limitato. L'obiettivo è andare in profondità e capire nel dettaglio quello che diciamo sta dietro ai loro comportamenti. Per trovare queste persone ho bisogno di diciamo, raccogliere un campione di partecipanti sulla base di una serie di criteri che mi sono utili, di poi scrivere sostanzialmente una guida alla conduzione dell'intervista, e poi in qualche modo raccogliere tutte le note e presentare i risultati. Ecco, i kit permettono di a livello pratico avere dei documenti già preimpostati con cui io posso svolgere tutti questi aspetti necessari per condurre la ricerca qualitativa. Anche in questo caso, ovviamente, gli strumenti facilitano il lavoro perché posso facilmente aprire un documento, ad esempio, con una guida alla discussione che già contiene delle domande di riferimento che posso customizzare, ma ovviamente il momento, l'approccio all'intervista è molto importante e quindi è molto importante utilizzare le linee guida per approfondire qual è il modo in cui vanno affrontate queste attività di ricerca sul campo e in cui si può impostare la discussione con gli utenti cittadini coinvolti. Anche qui, per approfondire l'argomento, si può farlo anche attraverso gli esempi raccontati sul blog e quindi in questo caso, ad esempio, sempre sul blog di Designers Italia, si racconta come delle attività di interviste qualitative in cui venivano fatti degli esercizi di prioritizzazione di una serie di temi sostanzialmente che si possono ritrovare sui siti dei comuni con i partecipanti. Aveva aiutato a identificare sostanzialmente un'architettura di informazioni per il sito, in questo caso specifico del comune di Biella.
Veniamo quindi a noi, ultimo step, parliamo del test di usabilità e di come sono sostanzialmente raccontati nei kit prima di passare poi all'approfondimento che farà Maurizio sul protocollo. Sostanzialmente quello che abbiamo fatto è stato di nuovo rendere il tutto molto accessibile. Quindi, come sappiamo, il test di usabilità è un momento di osservazione diretta dell'esperienza dell'utente nell'interazione con un servizio digitale, quindi con l'interfaccia attraverso cui viene erogato. Per svolgere questi test abbiamo bisogno di organizzarci, svolgendo tutta una serie di passaggi prima e poi abbiamo necessità di avere una serie di strumenti che ci supportano a seconda del protocollo che decidiamo di adottare. Il kit sugli usability test contiene questi materiali che vedete listati ora nella slide e che sono sostanzialmente il corrispondente e corrispettivo degli allegati presenti all'interno del protocollo IGLU. Quindi, diciamo, i due modelli dialogano in modo da dare la possibilità di avere un insieme di strumenti consistente. È quello che troviamo all'interno, appunto la scheda con i dati dei partecipanti, la guida alla conduzione del test, abbiamo documenti molto pratici come la liberatoria per il consenso al trattamento dei dati, una serie di domande e tabelle già preimpostate secondo dei modelli come il Net Promoter Score, il questionario SUS e l'UMUX Lite e poi gli strumenti per riportare i risultati. Che cosa significa? Tutti gli strumenti del Design Kit sono strumenti realizzati con i programmi a disposizione nella suite di Google. Quindi questo documento, per esempio, è realizzato con Google Docs, gli altri sono realizzati con Google Slides o con Google Spreadsheet. Questo permette di facilmente a qualsiasi utilizzatore creare una copia del file del documento specifico di cui ha necessità e sostanzialmente customizzarlo, personalizzarlo per iniziare a svolgere l'attività di test o diciamo integrarlo nel proprio processo. Quindi in questo caso, ad esempio, questa è la scheda dei partecipanti. Ogni volta vengono indicate una serie di istruzioni all'inizio del documento che permettono di capire come deve essere svolto questo passaggio e poi a livello molto pratico, in questo caso ad esempio abbiamo bisogno di raccogliere una serie di dati sui partecipanti e lo possiamo fare attraverso questa tabella. Quindi lo strumento, diciamo, permette di togliere le barriere di accesso e iniziare direttamente lo svolgimento dell'attività. Questo, sempre seguendo lo stesso modello, è il documento che abbiamo proposto per la guida alla conduzione dei test, ovvero il documento che servirà al ricercatore per tracciare tutti i task e i compiti che vuole assegnare al partecipante che svolga durante la sessione e le domande che vuole fare. E quindi anche qui abbiamo una serie di elementi standard che sono già preimpostati e poi va personalizzato a seconda delle necessità. E così via, quando entriamo negli strumenti più, diciamo, pratici legati a modelli specifici di conduzione del test, anche qui abbiamo già le tabelle per raccogliere i risultati e i fogli di calcolo per utilizzarli per costruire le nostre analisi. Gli ultimi passaggi del kit degli usability test guardano già alla presentazione dei risultati stessi, per cui
seguendo lo stesso modello, e quindi l'idea di avere alla disposizione dei materiali che possono essere subito presi ed utilizzati, c'è in questo caso sia una tabella sostanzialmente a disposizione su Google Spreadsheet, che queste slide che possono essere facilmente riempite, diciamo, con i risultati della propria analisi e condivisi all'interno del proprio gruppo di lavoro. Come ci racconterà Maurizio, questi kit pratici sono collegati ad un protocollo, che è il protocollo Igloo, che li ha in qualche modo strutturati e integrati in un modello per la conduzione del test di usabilità, e vedremo nel corso di questa call anche un esempio pratico di come si possono utilizzare, e sarà quello offerto da Andrea Di Pizio rispetto all'esperienza della Regione Piemonte. Ultimo passaggio prima di salutarvi: Designers Italia, come sapete, è soprattutto un gruppo di persone che lavorano insieme attorno a questi temi, e perciò il modo migliore di partecipare è sicuramente quello di utilizzare i kit che abbiamo messo a disposizione, ma anche farci sapere che cosa può essere integrato, migliorato, contribuire in qualche modo al sistema, e partecipare alle discussioni sul forum. Ancora l'ideale poi sarebbe, questo sarebbe davvero un risultato eccezionale, raccogliere le vostre esperienze nel provare ad utilizzare questi strumenti, questa metodologia, e raccontarle sul blog di Designers. Vi ringrazio e passo la parola ad Alessandra di nuovo. Grazie a te Roberta. Allora, nel frattempo ci sono state alcune domande che ti sottoporrò, però prima volevo un attimo sottolineare il risultato del sondaggio che abbiamo fatto precedentemente, che vede appunto solo il 23% delle amministrazioni che hanno realizzato dei test di usabilità, che in realtà, ho detto solo, ma in realtà può essere considerato da un certo punto di vista un buon risultato. Non sanno invece, non ne hanno mai sentito parlare, il 32,2%, mentre il no è piuttosto alto. Questo si può far risalire probabilmente a una delle osservazioni più che domande durante l'intervento di Emilio di un paio di colleghi che hanno detto appunto poca diffusione dell'usabilità, poca. Se ne sa poco. Ecco, oggi siamo qui comunque per questo, così come lo sono state altre volte, ma soprattutto vi invito anche a visitare, ad esempio, la pagina del GLU, dove, citata prima da Emilio Simonetti, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove sono raccolti molti materiali utili e comunque appunto questa sezione da poco appena illustrata da Roberta Tassi, che appunto ha messo a disposizione numerosi strumenti per coinvolgere gli utenti in questo appunto approccio, per questo tipo di approccio centrato sull'utente per realizzare servizi digitali semplici, e questo tipo di approccio che ripeto, è fortemente raccomandato sia all'interno delle linee guida di design da Agide e dal team digitale, sia base di tutto il lavoro che il gruppo di lavoro per l'usabilità ha svolto in questi anni. Certamente si potrà fare di più. Vengo alle domande per Roberta, che in buona parte comunque riguardano il GDPR, in particolare la prima riferita a Web Analytics e al tracking, e alla possibilità che questi siano ritenuti cookies di profilazione. E come si conciliano appunto con il GDPR, e le altre domande vengono di conseguenza. Roberta, vuoi rispondere? Sì, gli strumenti che proponiamo, quindi sia per Analytics che per Matomo, permettono di anonimizzare gli IP degli utenti, quindi sostanzialmente ci risolvono il problema di dover esporre alcune informazioni e i cookies sulla profilazione.
Mentre per quanto riguarda la stessa tematica trattata in ambito di ricerca qualitativa e di usability test, di nuovo non si pone perché ovviamente i dati vengono gestiti in modo completamente anonimo diciamo, dal momento del test in poi, quindi in tutti i passaggi di informazione successivi. Questi anche i test, l'ultima domanda, sono stati aggiornati in questi termini? Forse questa la vedremo anche più oltre. Esatto, nel senso che appunto noi ci atteniamo suggeriamo di utilizzare questi strumenti proprio perché sappiamo che possiamo utilizzarli in forma anonima, però prendo lo spunto per magari sollevarlo all'interno del team e la nostra esperta di Web Analytics potrebbe in caso condividere attraverso sempre designers uno spunto di riflessione su questo tema. Sì, ti ringrazio Roberta. Adesso affrontiamo un altro tema molto importante della giornata, che è quello appunto dei test di usabilità e del protocollo GLU, che ci verrà presentato da Maurizio Boscarol. Maurizio Boscarol è esperto di usabilità ed è uno dei coordinatori del gruppo revisione del protocollo all'interno del GLU, insieme a Simone Borsci. Prima di dare la parola a Maurizio, vi sottoporremo un altro sondaggio, appunto la conoscenza del protocollo GLU. Conoscete il protocollo GLU? Dateci una risposta. Dopodiché chiedo a Maurizio intanto di attivare la webcam e il microfono e di... Ok, Grazie. ciao Maurizio, benvenuto. Buongiorno. Grazie, ciao a tutti, buongiorno. Il protocollo GLU, ancora il sondaggio non è finito, magari ne parliamo dopo, intanto sui risultati, intanto tu comincia, Sì. così guadagniamo tempo che siamo sempre sotto pressione. Va bene, buongiorno a tutti. Sì, l'argomento di cui vorrei parlare sostanzialmente è quello introdotto già sia da Emilio che da Alessandra che da Roberta, cioè un approfondimento su quelli che sono i test di usabilità, in particolare il protocollo GLU, in modo da, come dire, capire di che si tratta, se possibile. Abbiamo visto il sondaggio, interessante il sondaggio che avete già fatto, che attesta come circa un quarto, poco meno di un quarto, delle amministrazioni abbiano condotto finora, di quelli presenti, naturalmente, test di usabilità, che significa che, naturalmente è utile parlarne e provare eventualmente, insomma, a diffondere l'utilizzo di questo strumento assieme agli altri, naturalmente, indicati anche da Roberta. Allora, una cosa che premetto subito è, l'avrà già citato Emilio, sono entrato, scusate, alcuni minuti dopo l'inizio del webinar, per cui mi sono perso le primissime parole di Emilio. Il protocollo IGLU non è un nome, oltre ad essere un nome un po' scherzoso, non è un nome esoterico, è un nome che riguarda il gruppo di lavoro per l'usabilità, che è stato istituito nel solco della direttiva annuale per l'azione amministrativa dal ministro per la pubblica amministrazione nel 2012, quindi GLU si intende sostanzialmente gruppo di lavoro per l'usabilità. Cos'è esattamente il protocollo? Lo vediamo adesso, però è tutto collegato al tentativo che si fa già dal 2012 di diffondere quella che è presso le amministrazioni la auspicata cultura dell'usabilità. Cos'è la cultura dell'usabilità? Per dire questo, io non do per scontato che tutti conoscono nel dettaglio l'usabilità e quindi mi soffermo un momento su quella che è una slide che io porto sempre in tutte le presentazioni, se non altro per fissare alcuni punti. Mi scuso per chi già, insomma, queste cose le ha già viste, ma è importante, quando parliamo di usabilità, capire di cosa stiamo parlando. Ci sono varie definizioni. Quella che io preferisco e che mi sembra più utile è quella,
della norma 9241 dell'ISO, secondo la quale l'usabilità è il grado in cui un prodotto, qualsiasi prodotto, quindi non necessariamente soltanto un sito web, può essere usato da specifici utenti con specifici obiettivi, con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso. Perché insisto abbastanza su questa definizione? Provo a farlo qui con i corsivi e con i grassetti. Perché ci aiuta a mettere a fuoco fin da subito l'obiettivo della nostra progettazione e del lavoro che facciamo per i cittadini. Qualunque prodotto, non soltanto sito web, o un servizio online, o un'applicazione, o un videoregistratore, qualunque altra cosa, anche un documento, anche un testo, visto prima che qualcuno di voi diceva che molto lavoro andrebbe posto sulla scrittura dei testi. Benissimo, anche sulla scrittura dei testi si può lavorare secondo queste logiche. L'usabilità, quindi, è il grado in cui quel prodotto può essere usato, nel caso dei testi, capito, da specifici utenti con specifici obiettivi, che significa fondamentalmente che non esiste l'usabilità assoluta di un prodotto, esiste l'usabilità, cioè la facilità di utilizzo, di quel prodotto per quello specifico utente o per quella categoria di utenti. Significa che se quegli utenti cambiano obiettivi, oggi cercano un documento, domani vogliono fare una transazione online, ecco, l'usabilità andrà valutata su quegli specifici obiettivi, non in generale su come appare il sito o il servizio. Definire utenti e definire obiettivi è quindi una delle prime tappe del processo progettuale che sta a monte di tutto il lavoro che possiamo fare. L'usabilità ci ricorda però che dobbiamo definirli bene e anche i contesti d'uso sono nel tempo tra l'altro cambiati e cambieranno ancora. Quando abbiamo iniziato questo lavoro, il mobile, per esempio, non era ancora così dominante ed è un canale che definisce dei contesti d'uso, non era così dominante nell'interazione con i siti web. Non è che il desktop tradizionale sia stato eliminato, convivono entrambi, però sono entrambi due contesti che vanno analizzati e studiati sostanzialmente in modo separato, definiti in modo separato, sebbene ben integrati fra di loro, ma l'utilizzo attraverso i due canali non può essere identico, evidentemente. Definiti obiettivi, definiti utenti, le cose che si possono fare sui siti possono essere fatte con efficacia, efficienza e soddisfazione. L'efficacia fondamentalmente è se le persone riescono o non riescono a eseguire i compiti che si erano prefissi. Questo è anche, diciamo così, l'obiettivo minimo che qualunque sito, non massimo, minimo che qualunque sito o servizio deve porsi, deve poter essere utilizzato con successo. Un'altra questione è, e quindi gli obiettivi devono poter essere raggiunti. Un'altra questione è quanto tempo, quanti errori, con quanta difficoltà l'utente riesce a completare gli obiettivi, a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. L'efficienza, infatti, sono le risorse spese nel raggiungimento dell'efficacia. Ed sono due questioni, quella dell'efficacia e dell'efficienza in parte collegate, ed entrambe effettivamente osservabili. Una delle caratteristiche dei test di usabilità e anche degli obiettivi che ci siamo posti con il protocollo IGLU è quello di far capire che tutti i progetti web possono essere valutati non soltanto chiaramente con le web analytics e con tutta una serie di strumenti automatici a disposizione, ma che fin dei conti, quello che conta è che le persone riescano a fare le cose e questo si può non solo valutare, ma osservare anche direttamente. Ovviamente non possiamo metterci dietro ciascuno dei nostri utenti, ma possiamo fare delle stime osservando direttamente alcuni utenti che fanno cose. Ottenere, raggiungere risultati non è sufficiente, a volte non è neanche necessario, ma comunque non è sufficiente per andarsene via soddisfatti. Per esempio, il mio home banking è stato recentemente, da un paio d'anni, cambiato
in un modo del tutto insoddisfacente, io alla fine riesco comunque a completare quelle poche operazioni che mi capita di dover fare, ma lo faccio con un dispendio di energie, di tempo, di errori, non capisco più dove stanno le cose, come sono organizzate, che me ne vado ogni volta estremamente più insoddisfatto comparato alla precedente versione dell'home banking. Ecco, questa è una mia sensazione soggettiva. Alla fine le cose riesco a farle, però io non sono contento. Esattamente questo è l'altro parametro che è corretto valutare all'interno dell'esperienza complessiva dell'utente. Ora, nei siti web, evidentemente sappiamo che esistono diversi tipi di problemi che gli utenti possono tipicamente incontrare, che sono gli stessi che incontriamo anche noi quando non siamo progettisti, ma semplici utilizzatori dei siti e dei servizi, non troviamo le informazioni, non capiamo neanche se le informazioni che cerchiamo sono lì o sono da un'altra parte, se ci sono, capire che esistono dei servizi utili che non sono magari ben segnalati, oppure nell'interazione non riusciamo a inserire i dati agevolmente, a stampare le cose con la chiarezza che ci serve, o quando accade un errore, capire qual è l'errore che è accaduto e come porvi rimedio, situazioni tipiche che devono essere affrontate dai progettisti, devono essere risolte da un buon progetto. Un buon progetto, cioè che consente di produrre prodotti usabili secondo la definizione che abbiamo appena visto, come si fa? Si fa in tanti modi. Roberta ha illustrato il processo che Designer Italia ha messo illustrato nel sito. È ovviamente utile capire gli utenti. Prima di questo si usavano, e si usavano anche nel software, perché il tema dell'usabilità si pone, insomma, già da un po' di anni, prima con il software e poi con il web, si possono utilizzare delle linee guida, che raccolgono, basate possibilmente su evidenze empiriche, no? Su esperienze passate. Abbiamo visto che in passato mettere, che ne so, il tasto della home, in alto a sinistra è più comprensibile che metterlo in basso a destra, per esempio. Abbiamo cominciato a metterlo tutto in alto a sinistra, per dire una cosa molto banale, ma ce ne sono molte altre più di dettaglio, che possono essere documentate e che quindi è utile tener conto. Non tutto, però i progetti sono diversi, non sono tutti uguali, perciò non è che le linee guida possano sempre essere applicabili. A volte alcune linee guida confliggono fra di loro, perciò non è facile scegliere principi di interazione. Tutte cose molto utili, ma il processo che meglio aiuta a produrre prodotti usabili è quello che illustrava prima appunto Roberta, che prevede di consultare gli utenti in tutte le fasi, dalle fasi di preliminari, di analisi, fino alla fase di progettazione. Arriva un momento però in cui il progetto prende vita, si concretizza in modelli di interfaccia, prototipi, eccetera. Ed è da quel momento in poi che possiamo addirittura sottoporlo a degli utenti finali. Ecco, modelli di interazione ce ne sono diversi, qui ne elenco alcuni, vado via velocemente su questo perché non è tanto l'argomento su cui vogliamo soffermarci, ma l'argomento su cui voglio soffermarmi è che a un certo momento tutto questo progetto, che comprende interviste, analisi, crowdsourcing e quant'altro, dà vita ad un'ipotesi progettuale. Questa ipotesi progettuale può essere messa a confronto diretto con degli utenti, con dei rappresentanti, un piccolo campione di persone che somigliano a quelle a cui noi ci rivolgiamo con il nostro sito. E questa situazione, e noi lo possiamo osservare, questa situazione è quella dei test di usabilità. Quindi un test di usabilità è un'osservazione strutturata, diciamo così, di un utente che tenta di svolgere i propri compiti su un sito reale, ma anche su un modello di sito, su un prototipo, su qualcosa che non è ancora finito. Meglio ancora, consigliano gli esperti, su interfacce soltanto disegnate, in modo che queste verifiche vengano fatte prima che si investa nella produzione vera e propria del codice e nell'implementazione informatica vera e propria, no? Prima arriva nel corso del progetto questo momento. Maggiori saranno le indicazioni utili per fare un progetto migliore. Tutto questo,
abbiamo visto l'intervento di Roberto, abbiamo parlato di test di usabilità e abbiamo detto, vabbè, allora è una cosa normale che fanno tutti e perciò è il modo giusto di farlo, lo faranno certamente tutti. Ahimè, purtroppo no, abbiamo visto che alcuni anni fa, più o meno quando GLU ha iniziato il suo lavoro, l'Università di Bari ha fatto un'analisi di alcuni bandi di gara e ha visto che soltanto il 23% di questi bandi di gara, un piccolo campione di quelli analizzati, citava esplicitamente l'usabilità tra i requisiti, che fosse hardware, che fosse software, scusate, o siti web. Di tutti i bandi, solo il 7% conteneva riferimenti abbastanza specifici all'usabilità e menzionava un usability testing plan, con requisiti sufficientemente dettagliati rispetto al campionamento dei partecipanti, alla definizione dei compiti da testare, quante volte si dovesse ripetere questo test nel corso del processo, a come dovesse essere scritto il report, quindi una percentuale estremamente bassa di quella che è l'attività informatica in genere che dovrebbe, come dire, oramai si è capito che dovrebbe fare di base questo tipo di processo, seguire di base questo tipo di processo. Una ricezione molto bassa di queste tematiche, nonostante il tema dell'usabilità dagli anni 70 agli anni 2000 sia andato progressivamente crescendo. Qui ho solo per mostrare che non è soltanto l'idea di chi si occupa di questo che vuole spingere l'usabilità come tematica a testarlo, ma è proprio la citazione del termine usability in una serie di articoli specialistici di ambito informatico che è cresciuta progressivamente negli anni. Qui meglio rappresentata da questa curva, vedete che siamo ormai, diciamo, ad un livello di adozione del termine di usabilità in ambito tecnico abbastanza elevato. Parliamo di articoli di informatici di carattere generale, non di soltanto di progettazione di siti web. Quindi è un tema Sì, scusate, speriamo di riprendere presto la connessione con Maurizio per esserci stato un problema tecnico e in attesa di questo volevo sottolineare appunto i risultati del test del sondaggio che abbiamo appena fatto e chiedo a Michela di rimandarlo se possibile a Gianluca. Dunque, il protocollo GLU, la conoscenza del protocollo GLU è del 32, circa 34%, e che è un buon risultato rispetto a volte precedenti. Come sappiamo, l'usabilità è, sì, da un certo punto di vista è una questione tecnica, ci vuole un processo di un certo tipo centrato sull'utente, ma soprattutto è un problema culturale, è un problema di maggiore, sempre maggiore diffusione. Bisogna che tutti quelli che se ne occupano si impegnino a diffondere ovunque e a cominciare a. Ecco qua che sta tornando Maurizio. Maurizio, ci sei? Sì. Maurizio, attiva il mio. Ah, ok, perfetto. Stavo parlando appunto di quanto fosse importante, di quanto fosse un problema culturale prima ancora che tecnico l'usabilità, però siamo arrivati appunto a un buon risultato col il sondaggio, insomma, siamo arrivati circa al 35% di conoscenza del protocollo GLU, quindi insomma, diciamo che le Esatto. cose piano piano stanno penetrando, stanno andando avanti. Ti do subito la parola. Grazie. A beneficio del 65% invece che non lo ha, quindi che non l'ha mai sentito nominare, dico che è una metodologia di test di usabilità di base pensata per poter essere utilizzata anche da non esperti che, ovviamente previa lettura, previa formazione mirata su questa cosa, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di diffondere la consapevolezza del test di usabilità fin dall'interno delle redazioni web o dei luoghi dove si lavora con i siti,
in maniera che se questa attenzione si fosse diffusa, si sarebbe magari anche trasferita verso i piani alti. Se qualcuno avesse iniziato a proporre un test di usabilità, a farlo in casa e avesse visto le difficoltà che gli utenti incontravano, avrebbe potuto sensibilizzarsi sul tema. L'idea di una procedura di base serviva anche a dare Ok, ci risiamo un'altra volta, scusateci, non sappiamo che cosa possa essere successo e state cercando di... Ecco, leggevo nel frattempo non tanto le domande quanto i numerosi commenti sui vari test di usabilità e sul rispetto di molti di questi elementi, appunto di Anna Bonofiglio che dice anche i requisiti di accessibilità non sono rispettati nonostante la legge. Certo, appunto, questo riconferma la questione culturale, bisogna combattere dall'interno soprattutto, ed è per questo che è uno dei motivi per cui il protocollo IGLU viene considerato, oltre a una procedura passo passo per le redazioni web, appunto, e per i non esperti, anche una chiave che si ha all'interno delle amministrazioni per poter coinvolgere i propri utenti, gli utenti e cercare di diffondere la cultura dell'usabilità. Maurizio Ci è riprovo, ci tornato. riprovo. Facciamo ancora un tentativo. Cercherò di fare sintesi a questo punto, dicendo che l'obiettivo, finché dura la connessione, l'obiettivo è quello di diffondere il test e di strutturarlo anche in maniera che sia comprensibile e anche utilizzabile eventualmente da professionisti che lavorano per la PA, va bene, preparato per i non esperti, ma con alcune indicazioni all'interno che possono essere utili in generale. L'obiettivo è anche quello di far capire che con il test si possono ottenere sì dei dati qualitativi, ma anche dei parametri che possono essere di carattere numerico, che ci fanno capire a che punto siamo. Andrò molto velocemente. Abbiamo diviso il test in preparazione, esecuzione e analisi dei risultati e nella fase di preparazione abbiamo provato a rispondere, ad aiutare, a dare una guida nella definizione di quanti utenti, di quali tipologie di utenti selezionare, quali tipi di compiti testare all'interno di un test, quelli che sono più significativi per la nostra utenza e non magari quelli che danno lustro all'amministrazione, ma che all'utenza finale magari non interessano particolarmente. E come avete visto con i kit, quindi questi lavori sono stati trasferiti appunto nei kit di cui si parlava prima, definire alcuni modelli, ad esempio l'autorizzazione per la ripresa audio video del partecipante, come introdurre il partecipante, come accoglierlo, come interagire con lui durante la fase di esecuzione. L'idea che in un test debba esserci un test pilota, mi fermo su questa slide per evitare interazioni troppo complicate, ce ne sarebbero altre, casomai poi ve le lascio, ma insomma, sto sintetizzando quello che sta nelle altre slide. Che bisogna fare un test pilota per mettere a punto la procedura, durante l'esecuzione cosa osservare, come interagire e cosa identificare come problema. In tutto questo discorso serve a capire anche quali sono i risultati utili di un test. Chi non ha una formazione mirata su questo può pensare che il test serva soprattutto, ma in parte è vero, a identificare quelli che sono gli errori più frequenti, più comuni. Molte volte nel lavorare con le PA io ho visto questa tendenza a fare dei report, è capitato anche a me naturalmente, nel senso che non è una cosa in sé sbagliata, con l'elenco dei problemi, le indicazioni per le soluzioni. Questo è il principale output che un progetto
può avere da un test di usabilità. Cioè, mentre stiamo ancora progettando il sito, io ho delle indicazioni in diretta di cosa funziona e di cosa non funziona. Queste sono osservazioni qualitative che possono essere corrette prima di andare direttamente live online sul sito. Ed è estremamente importante che questo tipo di analisi venga fatta. Ed è l'unico modo che abbiamo prima che il sito vada live di capire se funziona o se non funziona. Il fatto che così pochi bandi prevedano questo tipo di attività è significativo, a mio parere. Non è solo questo però quello che ci siamo posti noi come obiettivo del protocollo IGLU, ma è anche stato quello di andare a identificare numericamente come è andato un test. Alla fine di tutti i task tentati dai partecipanti, quanti sono stati effettivamente superati e raggiunti? Con efficacia e quanti no? Questi semplici numerini raccolti poi espressi in percentuale ci dicono già a che punto è il progetto in quel momento o il sito in quel momento. Questi non sono numeri a caso, ma sono numeri che vengono da alcuni test fatti su uno stesso progetto. Il primo test aveva un tasso di successo del 30%, a un certo momento nel corso dell'evoluzione del progetto, siamo riusciti ad alzare il tasso di successo all'89%. Questo vuol dire che con questo strumento noi possiamo anche all'interno di un progetto attestare un miglioramento, cioè mostrare quanto bene abbiamo lavorato. Ed è una cosa che forse si è poco abituati a vedere nei progetti informatici in genere, quelli web in particolare. È poco, è tanto, 30, 89. Sappiamo per esempio che abbiamo alcuni dati di riferimento, che la media il riepilogo di alcuni dati è il 78%, perciò il 30% è davvero un dato pessimo. L'89%, quasi 90, mettiamo, non è un dato esaltante, è un buon dato, ma non è un dato esaltante, perché la media è attorno all'80. Siamo solo un po' sopra la media. Ecco, questo vi dà l'idea di come anche raccogliendo piccole indicazioni numeriche, che non sono forse l'output più importante per il progetto, ma che possono essere però utili per noi e anche per i nostri eventualmente responsabili, dirigenti, project manager, funzionari, per capire a che punto è il progetto. Lo stesso abbiamo fatto integrando alcuni strumenti, alcuni questionari che possono essere utilizzati per stimare il grado di soddisfazione soggettiva, mentre l'efficacia è oggettiva, abbiamo detto la osserviamo, vediamo se l'utente supera o non supera il task. Se è soddisfatto o meno, non lo possiamo sapere che chiedendoglielo. E ci sono alcuni strumenti standardizzati, di cui conosciamo i punteggi medi in generale, che quindi ci possono aiutare o che sono in uso in altri settori anche con i quali ci possiamo comparare. Questo per esempio è il Net Promoter Score, cioè la domanda di con quanta probabilità consiglieresti il servizio a un amico, un parente o un collega, che abbiamo pensato di integrare in quello che di base rimane un test qualitativo, ma perché? Per spingere le amministrazioni a capire che il livello qualitativo dei nostri servizi può in qualche maniera essere valutato e misurato. Ci vogliono cautele. Non bisogna generalizzare i risultati, si tratta di piccoli campioni, va benissimo, ma il 30% è inaccettabile. Se qui tutti mi rispondono 0, 1 o 2 come probabilità di consigliare servizio, capirete che questo mi dice che c'è un problema. Ecco, pur senza mitizzare la parte quantitativa di questi risultati, abbiamo voluto comunque inserirla per spingere soprattutto le amministrazioni a credere che si possano fare sostanzialmente dei confronti, dei benchmark, iniziare quelle procedure di valutazione anche interne che sono, a mio parere, importanti in un'ottica di trasparenza per tutta la PA. È una metodologia quindi di lavoro che si applica a diversi domini, è centrata sulle persone, incoraggia la trasparenza, è estendibile, misurabile e consente confronti. Quindi,
che lo usiamo noi all'interno, che la usino i consulenti esterni, va bene uguale, perché il consulente esterno vuole, oltre alle metodologie che noi abbiamo delineato, utilizzare l'eye tracking, vuole utilizzare i tempi di reazione, va benissimo, lo può fare, ma purché ci riporti anche questi numerini che ci dicono, diciamo così, oltre alle altre cose, quanto bene stiamo andando. E questo consente un confronto sia con altri progetti esistenti, sia con la versione precedente del sito, sia con altri test fatti nel corso del progetto. E quindi una metodologia qualitativa che però ha l'ambizione di incoraggiare le amministrazioni sia a svolgere questi test, sia a raccogliere da questi test non soltanto dati puramente qualitativi che sono comunque importanti, ma dati che possono servire a innescare un circolo virtuoso di confronti che non siano in qualche maniera punitivi. Non si tratta di valutazioni punitive sul lavoro, anzi, solitamente i dati nel corso del progetto migliorano e quindi attesta la bontà del lavoro. E aiuta a capire che quello che facciamo, che i progetti che facciamo, possono francamente essere in qualche maniera valutati nella maniera più oggettiva possibile. Io qui concluderei e, visto che ci sono alcune domande, casomai dedicherei un paio di minuti alla risposta alle domande. Maurizio. Scusa Maurizio, sì, intanto grazie mille, ma darei subito la, siccome siamo un po' in ritardo, darei subito la parola a Andrea Di Pizzo e poi sposterei le Benissimo, domande alla fine, se non ti dispiace, benissimo. così Passo la parola riusciamo anche a te, a Andrea. ascoltare l'esperienza della Regione Piemonte. Va bene? A dopo. Ciao Andrea, allora aspettiamo il racconto di questa esperienza. Sì, buongiorno a tutti. Io sono Andrea Di Pizio e lavoro in CSI Piemonte. Solo due parole per spiegare cos'è il CSI Piemonte. È un consorzio pubblico di oltre 120 enti pubblici, è un ente strumentale quindi della pubblica amministrazione che lavora sul territorio piemontese. Tra gli enti promotori c'è cioè soprattutto Regione Piemonte, l'Università, il Politecnico, la Città di Torino e lavora per promuovere l'innovazione tecnologica della PA Piemontese, quindi svolge attività di ricerca e sviluppo e progetta sistemi applicativi con l'obiettivo quello di semplificare la vita di cittadini e delle imprese. All'interno del CSI c'è un'area web che consta di circa 45 persone attualmente, che si è formata gradualmente nel corso degli anni. Noi già nel 2005 praticavamo test con utenti e quest'area si è andata man mano insomma, ampliando e ingrandendo e queste che vedete nella slide sono soprattutto quelli nella foto, sono le persone che più in particolare si occupano di UX design, di grafica e naturalmente di tutte le attività legate alla user research. Vi parlo oggi di soprattutto di due esperienze, perché sono le ultime due che abbiamo fatto, di test di usabilità con utenti per il sito di Regione Piemonte. Quello che vedete è l'attuale sito di Regione Piemonte, che più che un sito direi che è un portale, anzi una costellazione di siti, sottositi, quindi un portale di più di 50.000 pagine per darvi un'idea. E che stiamo riprogettando in questi mesi e su cui abbiamo fatto inizialmente sul sito esistente un test di usabilità. Oltre a questo, vi parlo anche nella stessa forma di altri progetti che stiamo seguendo, di servizi al cittadino, quindi di tutte le attività che stiamo mettendo in campo per andare a rifare, riprogettare i servizi della salute e della sanità in Piemonte. E quindi due aspetti, due campi apparentemente diversi, il portale di comunicazione e i servizi al cittadino, ma allo stesso tempo sono due attività su cui abbiamo richiesto l'intervento degli utenti finali. Naturalmente quello che dicevo che è la nostra esperienza
che c'è, diciamo, dal 2005. Noi avevamo un laboratorio che si chiamava Laboratorio di Accessibilità e Usabilità, adesso si è trasformato in un'area web più ampia, e quindi le persone che fanno parte di quest'area sono o esperti di usabilità, alcuni hanno fatto studi di ergonomia, esperti di grafica, eccetera, esperti in un certo senso di comunicazione web. Naturalmente facendo leva sulle nostre esperienze, ovviamente abbiamo interpolato le nostre esperienze con il protocollo IGLU. È molto importante l'esistenza di questo tipo di attività e questo tipo di documento. Per noi è stato, come dire, motivo di affinamento delle nostre conoscenze, delle nostre tecniche, e quindi ci ha aiutato il documento ad andare a definire le tre fasi, che sono un po' quelle che ha citato già Maurizio, di allestimento di un test con utenti. La fase di preparazione, la fase di esecuzione, la fase di analisi dei risultati del test. Nella fase di preparazione, in genere ci sono questi passi, cioè innanzitutto abbiamo cercato di preventivamente di esplorare e di fare anche delle valutazioni euristiche, cioè delle valutazioni fatte dagli esperti di usabilità sui siti o sui servizi esistenti. Dopodiché dovevamo andare a creare il panel di utenti, quindi c'è tutta la fase di recruitment degli utenti, poi c'è la fase di definizione del protocollo per il test, quindi la scrittura dei vari task, cioè dei compiti che poi facciamo fare agli utenti, e la creazione dei moduli di raccolta dati, molto importante. Su questo devo dire che il protocollo IGLU ci dà una mano proprio sul creare i moduli che servono per raccogliere i dati e quindi per stilare poi tutta la sintesi del test. E poi c'è la fase di esecuzione del pilot test, cioè semplicemente una prova per andare a verificare se tutte queste attività preparatorie, se il test in qualche modo può funzionare. Questo prima ancora di chiamare gli utenti. Per quanto riguarda i test che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato un test fatto in questo modo, con sessioni di 50 minuti, quindi disturbiamo le persone per meno di un'ora. Nel momento in cui vengono accolte le persone, abbiamo fatto una piccola intervista, tanto per capire di più proprio la persona e per capire anche se avesse delle aspettative rispetto al servizio. Dopodiché parte il test con utenti che è task-based, cioè basato su dei compiti che noi diamo agli utenti con la metodologia del thinking aloud, cioè li facciamo parlare ad alta voce e registriamo questa sessione anche per avere ulteriori responsi da parte loro, oltre al fatto di registrare la navigazione. Alla fine del test somministriamo un piccolo questionario finale che serve per raccogliere anche altre opinioni, altre desiderata sul tipo di servizio che hanno navigato. La fase di recruitment, ho visto che c'era una domanda prima su questo aspetto, come si fa il recruitment? Allora, noi abbiamo, e qui c'è un link, abbiamo una sezione del nostro sito istituzionale in cui c'è un piccolo form di registrazione, quindi tutti coloro che vogliono partecipare alle nostre attività di user research possono indicare i propri dati, poi noi li ricontattiamo. E quindi, però, nel corso del tempo noi abbiamo creato un piccolo database di persone che in qualche modo debbono rispondere un po' a queste caratteristiche. Cioè, noi chiediamo che ci sia una. Non facciamo alfabetizzazione informatica, naturalmente, quindi che chiediamo che ci sia un po' di alfabetizzazione, di esperienza di base nell'utilizzo di internet, o con uno smartphone, quando facciamo test anche su mobile. E soprattutto nessuna conoscenza dei servizi oggetto di test, cioè non facciamo test con utenti, con persone che magari hanno progettato oppure devono sviluppare il servizio, ma le facciamo con le persone che non sono parte in causa. Questa è un'immagine, di un nostro test. Come si organizza? Ecco, c'è un'aula, noi abbiamo una sala sufficientemente, tranquilla, molto semplice, abbastanza informale. Le persone vengono accolte dal conduttore del test che spiega loro qual è la procedura, quindi in linguaggio molto semplice, sicuramente non formale, quindi con un unico obiettivo: mettere a proprio agio le persone che vengono. È il motivo per cui
Prestiamo molta attenzione a chi fa i test con utenti, cioè le persone che fanno questo tipo di lavoro sono persone che hanno un certo tipo di sensibilità, sanno comunque rapportarsi alle persone, quindi sanno spiegare in maniera molto tranquilla quali sono tutti i task. Questi sono due esempi di task, uno per Regione Piemonte e uno per i servizi di sanità. Sono delle azioni molto semplici. Allora, il primo, Regione Piemonte, hai la necessità di recarti all'URP di Cuneo per sporgere un reclamo. Trova l'indirizzo della sede dell'URP di Cuneo. Allora, ogni task ha un obiettivo, in questo caso era l'obiettivo sul portale istituzionale di capire se l'URP, cioè l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, fosse sufficientemente evidente e se all'interno i menu contestuali funzionassero. Come vedete, il tasso di successo di questo task, di questo compito è stato del 46%, come diceva Maurizio, è un tasso basso, quindi vuol dire che c'è possibilità di operare, andare a fare qualcosa per fare in modo che l'URP sia più visibile. Stessa cosa per i servizi di sanità. Cambio medico, servizio di cambio medico, abbiamo chiesto appunto all'utente di andare a cambiare il proprio medico. E quindi per capire se questa procedura fosse sufficientemente usabile e facile da utilizzare. In questo caso il tasso di successo è stato buono, discreto direi, ma naturalmente oltre a questo, la verbalizzazione, nella slide che vedete ci sono, non sono i conduttori del test, ma sono gli osservatori, cioè sono in un'altra sala e attraverso il monitor del PC e software di registrazione riescono a vedere in diretta quello che succede e a registrare in qualche forma questi feedback. Naturalmente, oltre a un team di lavoro, serve per fare questi test una strumentazione. Quindi abbiamo detto serve un'aula, anzi due aule, un'aula per fare il test e un'altra aula per gli osservatori. Noi stiamo utilizzando da un po' di anni questo software, quindi senza fare pubblicità, però è uno dei software più riconosciuti per la registrazione di sessione di test con utenti e ci permette sia di registrare le sessioni di test, sia osservare le sessioni di test tramite web, quindi con un sistema di remoto di osservazione, e sia in qualche modo di registrare i log e quindi di andare a gestire e amministrare tutta quella parte di feedback che poi serviranno per redigere il documento finale con la sintesi della valutazione. Nel caso dei due servizi, dei due siti e servizi di cui vi sto parlando, cioè i servizi di sanità e i servizi del portale della Regione Piemonte, abbiamo registrato questo tasso di successo medio. Quindi nel primo caso i servizi di sanità sono, come dire, più in forma, nell'altro caso è il portale di Regione Piemonte che ha una storia, diciamo, più che decennale, quindi il sito che c'è ora online ovviamente risente un po' del passare del tempo, quindi ha dei problemi maggiori e quindi da qui parte tutta l'opera di riprogettazione e di revisione dell'architettura dei contenuti del sito. Naturalmente la sintesi poi delle criticità viene stilata a monte dei test utenti e io qua ne ho raccolte un paio sia per portale che per i servizi di sanità. In un caso c'era, come dire, era evidente la mancanza di percorsi alternativi per raggiungere le stesse informazioni, una scarsa gerarchia delle informazioni. Per quanto riguarda i servizi di sanità c'era un'esigenza innanzitutto. I servizi funzionavano già molto bene, ma c'era l'esigenza di avere una versione degli stessi mobile first e c'è stata anche un'esigenza, come dire, nuova, nel senso che attualmente nei servizi non ci sono notifiche per l'utente, però abbiamo registrato anche, come dire, questi desiderata. Quindi il desiderata è quello di ricevere notifiche, ad esempio devo pagare un ticket, quindi l'amministrazione mi viene a dire qualcosa, oppure il mio medico ha cambiato indirizzo, allora lì ricevo una notifica che mi dice quello che sta succedendo prima ancora che io vada nel servizio. Naturalmente i test con utenti vengono accompagnati da attività complementari per noi, come
Quindi su tutti i servizi noi attuiamo, anche seguendo le linee guida Agid, una serie di attività che vanno a interpolarsi a quelle dei test con utenti, ad esempio quelle classiche, benchmarking, analisi degli analytics, valutazioni euristiche. Coinvolgiamo gli stakeholder con attività di design thinking e poi andiamo a rifare ovviamente l'architettura dei contenuti e a ristabilire sui servizi applicativi tutta l'intelligenza applicativa per gestirli. Per arrivare in qualche modo a costruire dei servizi che siano realmente utili, realmente usabili e soprattutto realmente desiderabili, memorabili per l'utente, per andare in qualche modo a rispondere ai criteri di user experience, con un approccio che noi stiamo portando avanti naturalmente di mobile first, quindi di privilegiare per i servizi al cittadino una navigazione, una lettura attraverso gli strumenti mobili. Per finire, qui chiudo, cito l'amico Maurizio perché come dire, rubo questa frase perché mi sembrava quella più come dire, semplice rispetto ai test per utenti, ma allo stesso modo molto parlante. Cioè, all'interno di un progetto, il test con utenti non è una questione di soldi, perché questi soldi vengono spesi comunque. Solo che se non si spendono in attività di user research, è naturale ed è automatico che questi qua si spendono peggio. Quindi l'esistenza di tutto questo lavoro di team digitale, di Agid, di linee guida e l'esistenza del protocollo EGLU è per noi diciamo una testa d'ariete importante per far leva anche sulle amministrazioni e far capire loro, come dire, che svolgere questa attività non è una perdita di risorse, ma un guadagno di risorse e quindi un grande vantaggio. Grazie a tutti. Andrea, grazie mille. Mi ricollego a quest'ultima frase per sottolineare il vantaggio, anch'io il vantaggio dell'usabilità all'interno di un progetto web. Spesso viene presa, lo dico anche per le molti, molti commenti sull'argomento che ho potuto leggere nella chat, molte volte viene presa proprio come l'ultima cosa da fare, ma anche oltre. Prima basta che funzioni, poi forse c'è spazio per l'accessibilità perché c'è la legge e poi ancora dell'usabilità. L'usabilità, ripetiamo, fin dall'inizio, fin dall'inizio della fase progettuale, prima possibile anche su un prototipo, perché poi costa di meno, a proposito di soldi, tornare indietro. E passiamo alle domande. Ne abbiamo a qualcuna, abbiamo risposto direttamente in chat, spero che appunto con soddisfazione di chi ha domandato. Siccome il tempo è poco, le prime domande da rivolgere a Maurizio. Maurizio, ci sei anche tu? Puoi entrare con la webcam, forse ho paura che poi vediamo se regge. E a proposito del protocollo IGLU, si sposa il protocollo IGLU con la metodologia Agile? Questo vuoi rispondere Male. tu? Male? Male. No, la metodologia Agile ha in sé l'iteratività, no? Che è prevista da altri processi con tempi più lunghi. Si sposano anche i test di usabilità, ma va programmato tutto molto bene. Ad esempio, dedicando un giorno della settimana o del periodo di sprint al testing, o inserendo degli sprint di testing soltanto all'interno della metodologia. Cioè, bisogna volerlo fare, insomma. Di base, il rischio è che ci si faccia prendere dalla velocità dell'iterazione a discapito della verifica con gli utenti, cosa io sconsiglio. Ecco, questo lo dico. Poi ognuno fa l'agile in modo differente, per cui anche questo dipende. E poi continuo con una domanda di Antonio Costa. Non potrebbero essere normati a base del codice degli appalti? Immagino che si riferisse appunto al protocollo, all'inserimento appunto dell'usabilità del protocollo della metodologia HCD all'interno degli appalti. Io ho risposto già dandogli appunto il link alla pubblicazione che è stata fatta già dal GLU,
che si chiama appunto linea guida HCD per cercare di introdurre elementi relativi alla progettazione HCD, ricordo, scusate, Human Centered Design, e all'inserimento appunto dell'usabilità all'interno delle gare e soprattutto alla necessità di avere in risposta da chi ha avuto l'incarico delle risposte esaurienti della documentazione su test di usabilità effettivamente svolti. Maurizio, se vuoi aggiungere qualche cosa anche a No, è vero. questo, Andrebbe fatto, poi il problema non. Sì. andrebbe fatto e molte volte non si riesce a fare. Quando si fanno, molte volte non si riesce a rispettare, eccetera, eccetera. Anche qui torna il tema della cultura dell'usabilità. No, ma delle norme delle norme, è giusto porlo in termini di codice degli appalti. Secondo me sarebbe giusto porlo in questo. Dovrebbe essere, alcune cose dovrebbero essere proprio previste, che negli appalti ci debbano essere. È un lavoro, vediamo se riusciremo ad arrivare anche a questo. Come l'obbligo per l'accessibilità, che insomma deve essere messo, il riferimento deve essere messo in tutti i bandi. Su Carlo Poggio era intervenuto sulla selezione dei partecipanti, se devono averlo visto per la prima volta, credo di aver risposto Anche anche a Andrea lui, ha dicendo risposto. appunto anche di dare, sì, anche Andrea ha risposto dopo nel suo intervento e quindi Comunque ne parliamo anche nel protocollo, alcune di queste cose vengono anche affrontate, discusse, spiegate nel protocollo di cui magari consiglio la lettura, così ecco. c'è un paragrafo apposito sulla selezione dei partecipanti e poi ce n'è un altro su nei test viene lasciata libertà agli utenti di usare il motore di ricerca oppure si cerca di testare i menu prima i menu di navigazione. Anche su questo abbiamo parlato a lungo, ma non so chi Maurizio Andrea vuole rispondere. Sì, saluto Vanessa, ma la questione è che dipende, no? Dipende da qual è l'obiettivo del test e del task in particolare. Va quindi progettato il task in base a quelli che sono i nostri obiettivi. Già sapere che comunque qualcuno invece di usare la navigazione usa il motore di ricerca può essere qualcosa da approfondire, eventualmente da capire se è perché non si trova la voce sulla navigazione o se è una preferenza personale. Sappiamo che alcuni utilizzatori dei siti preferiscono utilizzare la funzione di ricerca, un'altra percentuale invece preferisce navigare. Dipende dalla criticità del nostro task e di ciò che vogliamo osservare, insomma, verificare durante il test. Questo in generale, poi appunto, casi più specifici, anche Andrea potrà dare dei suggerimenti, insomma. No, confermo quello che dice Maurizio, nel senso che in alcuni casi può essere utile osservare il comportamento dell'utente, quindi se l'utente nel momento in cui sta navigando un sito e per trovare una cosa esce fuori e va su Google, già per noi quello è un dato. Quindi sì, dipende, in alcuni casi lasciamo, come dire, ampia libertà all'utente, anche per capire, ad esempio, come alcune pagine vengano anche indicizzate poi dal motore di ricerca e quali sono poi tutti i motivi di navigazione dell'utente. In altri casi invece gli chiediamo ad esempio sui servizi di salute, che sono dei servizi che non possono essere, alcune pagine non possono essere raggiunte tramite navigazione da motore di ricerca perché è un servizio che prevede un login, quindi in quei casi magari la navigazione è di per sé all'interno dell'applicativo. Ok, quindi andiamo avanti velocemente, il tempo scorre, c'è materiale per la sezione amministrazione trasparente, studi e analisi condotte per questa materia, Antonio Costa. Avete qualche indicazione in particolare? Chiedo anche a Roberta e ad Emilio, Roberta non la vedo, ma c'è, e Emilio probabilmente ci saranno delle esperienze, ho visto prima qualcuno dire che sarebbe stato molto interessante fare un'esperienza del protocollo GLU sulle sezioni amministrazione trasparente. In effetti sì, D'accordo. potrebbe essere interessante, anzi fateci anche avere in qualche modo i risultati di queste analisi, se possibile,
Vi ricordo appunto che Roberta Tassi prima ha detto appunto che si possono condividere le esperienze, potete risalire al link, adesso non ce l'ho sotto mano, ma vi ricordo anche che su Innovatori PA c'è una comunità che si chiama Comunità di Pratica, che si chiama Comunità Qualità Web PA, dove anche si possono appunto condividere, cioè, sarebbe molto gradito. È utile se condivideste le vostre esperienze su questo tema, molto è già stato scritto sempre in quella zona, in quella zona del web. Quindi chiedo per finire, allora intanto vi vorrei dire, prima di dimenticare, che i materiali sono già disponibili, sulle presentazioni dei relatori su Eventi PA sono già disponibili, mentre la registrazione del webinar sarà disponibile nel pomeriggio. Vorrei chiedere anche a Emilio, che ha parlato all'inizio e non è più intervenuto, se vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa in finale. E ricordo Emilio Simonetti, appunto, dirigente del Servizio Comunicazione della Funzione Pubblica e responsabile del gruppo di lavoro per l'usabilità. Intanto, man mano Solo che uscite dalla chat, vi saluto tutti e lascio la parola di nuovo ai relatori per un ultimo giro. ma se, direi che è molto interessante l'idea di sottoporre ad analisi usabilità la sezione amministrazione trasparente. A me non risulta che sia stato fatto, ma ne traggo un sicuro spunto per decidere in questo senso i test qui al Dipartimento della Funzione Pubblica. È sicuramente una zona cruciale nella interazione sui siti web, perché è quella sulla quale intervengono le aspettative di conoscenza con una cogenza quasi giuridica, no? L'esistenza di informazioni legate alle attività amministrative pubbliche lì deve essere garantita. Quindi direi che è molto interessante assumere come oggetto di analisi la sezione amministrazione trasparente di tutti i siti web pubblici. Io credo che lo metterò in agenda, assolutamente. Grazie per l'indicazione. Andrea, Maurizio, volete aggiungere qualcosa? Nel frattempo una cosa sola, Roberta Grimaldi appunto ha fornito il link per contribuire, Roberta Grimaldi di Agid, per contribuire a Designers Italia, lo trovate nella chat, designers.italia.it/comepartecipo. E Sì, che io altro volevo possiamo solo aggiungere, aggiungere, sì, Maurizio? se, no, ringraziare Andrea perché ha, diciamo, con i suoi esempi illustrato meglio quello che è un test di usabilità. Ecco, quindi i dettagli nei quali non ero entrato e che hanno chiarito, credo chi non li abbia mai fatti, meglio di che si tratta, come si interagisce, eccetera. Questi sono ottimi esempi. Ecco, accanto a questo dico anche che questo è un ottimo esempio di test professionali e che noi nella procedura che suggeriamo prevediamo anche che si faccia di meno di così, nel senso che non serve per forza per tutti avere per iniziare la stanza, la doppia stanza, il software più costoso, professionale, che è ottimo e che confermo è molto buono. Voglio dire che, ecco, per avvicinarsi ai test di usabilità, noi abbiamo pensato a questa procedura di base, che è estendibile proprio per questo, perché poi si possono fare i test usando il protocollo, anche aggiungendovi cose come li hanno fatti loro al CSI Piemonte. Ci sono diversi step, diversi livelli che a seconda di quando uno inizia, come uno si approccia ai test di usabilità, possono essere adottati. Speriamo, ecco, di aver suggerito un entry level e dato qui alcuni dettagli anche sul senior level, diciamo così. Grazie, Andrea. Ecco, io ho messo grazie, grazie, è vero, poi vedere appunto all'opera come è successo a me più di una volta appunto i test di usabilità realizzati, insomma, dà sempre un'altra idea, anche dall'idea del è possibile, facciamolo. Nel frattempo ho inserito il link alla comunità qualità web, di pratica qualità web PA, dove potete iscrivervi e scrivere. E io non mi resta che a questo punto che ringraziarvi di nuovo e buona usabilità a tutti, con l'usabilità in testa che è venuto fuori il titolo di un progetto CSI Piemonte Funzione Pubblica di qualche tempo fa,
che Emilio ha amato sottolineare appunto nella chat, e cerchiamo di conservarcela questa usabilità e di continuare a promuoverla. Arrivederci a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci.